Ha avuto luogo a Pesaro il Salone dei Veicoli Industriali e Commerciali, un evento fieristico tutto dedicato al comparto degli autotrasportatori che mai come ora risente del periodo di crisi. Lo stato attuale della situazione, che chiaramente è un settore in difficoltà anche perché l'apertura ad alcuni paesi dell'Unione Europea hanno portato, diciamo, a un disallineamento rispetto alle condizioni in cui operano i vari trasportatori. È un po' da visionari rilanciare una fiera di questo settore in un momento così difficile. Si parla di riduzione di fatturato nel comparto di oltre il 50%, quindi voglio dire sicuramente non era scontato questo risultato. Invece le aziende, come sempre lo dico perché io sono un imprenditore, quindi il primo ringraziamento va a loro, hanno dimostrato grande sensibilità e grande voglia di stare sul mercato. La vicinanza di Rimini con una realtà fieristica importante, come si pone con la Fiera delle Marche? In concorrenza o in sinergia? Assolutamente, direi escludo nella maniera più assoluta in concorrenza perché siamo due realtà diverse. Il settore fieristico marchigiano è un comparto piccolo, è un comparto di nicchia, pur avendo alle spalle voglio dire, comparti industriali molto interessanti e sui quali noi chiaramente affideremo un po' le nostre attenzioni e faremo i nostri investimenti. La Fiera di Rimini è, come si dice, un quartiere fieristico testa di serie nel comparto nazionale e internazionale delle fiere, per cui noi auspichiamo ovviamente solo rapporti di sinergia, se ci saranno, ma sicuramente di buon vicinato e non di concorrenza.